2 anni di lavoro e di ricerca scientifica sulla disabilità hanno portato ieri, nell'ambito del progetto Si può fare, all'inaugurazione nella loggetta di Muchi della bottega della Loggetta, punto vendita di prodotti biologici a chilometro zero gestito da ragazzi disabili. Un'opportunità educativa per lo sviluppo del potenziale cognitivo, affettivo e relazionale di ragazzi con deficit intellettivo, reso possibile dalle famiglie dell'Associazione Genitori Ragazzi Down e dal gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna del professor Nicola Cuomo. Innanzitutto, come funzionerà la bottega? Come verrà gestita dai ragazzi e i ragazzi come si autogestiranno? No, non si autogestiscono, sono organizzati attraverso un progetto che risponde alla cattedra di pedagogia dell'Università di Bologna, seguita dal professor Cuomo, pedagogia speciale, e quindi diciamo, gli operatori vengono monitorati da loro e i ragazzi quindi vengono seguiti da 2 operatori che sono stati assunti dall'associazione e che seguono le direttive tecniche dell'università. I ragazzi verranno qui tutte le mattine, dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi dalle 16 alle 19. Parte il mercoledì che, siccome consegniamo i prodotti del GAS, del centro di acquisto solidale, del gruppo di acquisto solidale, in quel caso si protrarrà l'apertura fino alle 20, perché così i cittadini che aderiscono a questo gruppo possono passare a prendere i loro prodotti, nel senso che è sede di smistamento, non di vendita, di smistamento dei loro prodotti. Peraltro invece i ragazzi hanno fatto insieme alle operatrici e anche ai genitori tutta la fase di acquisto, diciamo, presa in conto vendita dai produttori, prezzati, rietichettati e li hanno inseriti e esposti e poi accoglieranno i clienti e proporranno loro le varie tipologie di prodotti a chilometro zero che sono in esposizione qui e in vendita nella nostra bottega. Ai ragazzi metterete anche a disposizione un appartamento. Sì, allora l'appartamento ha un altro connotato, è il connotato di sperimentare ad andare a vivere da soli, proprio per affrontare le problematiche che si possono verificare nel dopo di noi, come si suol dire. Cioè, queste problematiche vengono affrontate prima, predisponendo i ragazzi a vivere da soli, supportati dalle educatrici, per alcuni weekend, cioè finché sarà necessario. Poi vedremo se attivare un vero e proprio appartamento in autonomia o, secondo le necessità, con quale supporto. Cioè, nel senso che noi dobbiamo sempre pensare che tendere all'autonomia non vuol dire per forza diventare autonomi. Misureremo il minor supporto possibile per renderli autonomi. Quando lei ha iniziato la sua attività accademica, le dicevano che non si poteva fare il suo progetto. Invece, come dimostra il titolo di questa attività, si può fare. Attraverso quali procedimenti si riesce a insegnare e a rendere più autonomi questi ragazzi? Allora, le dico che fondamentalmente i ragazzi, al di là dei deficit, con o senza deficit, sono pronti all'apprendimento. Sia i ragazzi che chiamiamo iperintelligenti, sia i ragazzi che hanno delle difficoltà, hanno la possibilità di apprendere e di evolvere le situazioni. Il problema non sono i ragazzi, i problemi sono chi non sa produrre le condizioni per lo sviluppo delle diverse intelligenze, per lo sviluppo delle risorse. La grande fatica che io ho avuto e che si sta avendo nella ricerca scientifica non sta tanto nel superare i problemi del cancro, i problemi dell'intelligenza, ma superare i problemi dell'ottusaggine delle persone che non investono nella ricerca, dei politici che bloccano lo sviluppo, di quelli che prendono non dando. Cioè, il problema delle persone con deficit dimostra che se questi ragazzi hanno questa capacità, e guardi che abbiamo lavorato i ragazzi di età di 40 anni, 30 anni, hanno prodotto condizioni tali da non solo superare i loro deficit, ma, come lei sta vedendo, produttive. Il problema è far cambiare un dirigente la mentalità. Fornire competenze a un professionista oggi è tutto paralizzato. Cioè, la problematica che è emergente oggi è quella di determinare
una mentalità flessibile in quelle persone che hanno una mentalità ferma. Quindi il vero deficit non è in questi ragazzi che sono pronti al cambiamento e al piacere di conoscere. Il vero deficit sta nelle incompetenze sparse che abbiamo sul territorio italiano, che in maniera caparbia, ottusa e violenta si ostinano a star fermi e a fermare gli altri.